già dal 1983 le istituzioni monzesi decisero di ampliare le aree cimiteriali già preesistenti e crearono così due cimiteri, il cimitero di San Gregorio e il cimitero di San Gerardo, e questo a causa dell'aumento della popolazione. La popolazione però continuò ad aumentare anche successivamente e di conseguenza nel 1912 venne proprio decisa quest'area per creare un nuovo cimitero, completamente da zero insomma. E venne così fatto un concorso nazionale e molti furono gli architetti che parteciparono, anche molto famosi, tra i quali Ulisse Stacchini. E alla fine i vincitori furono tre, Ulisse Stacchini appunto, De Capitani e Odoni. Però alla fine il cimitero non venne edificato, nonostante questi tre vincitori. E l'anno successivo, nel 1913, vennero rivisti i progetti presentati l'anno precedente e alla fine i primi quattro classificati venne loro richiesto di rifare e riprogettare quello che già avevano pensato, perché cioè, molto semplicemente c'erano problemi economici, quindi dovevano cercare di rendere i loro progetti più semplici e più economici appunto. E alla fine Ulisse Stacchini venne decretato il vincitore e nel 1914 cominciò l'edificazione di questo cimitero, che si concluse intorno al 1916. E tra i diversi partecipanti appunto da ricordare ovviamente è Ulisse Stacchini, che vinse appunto il concorso, e questo artista è molto importante, infatti innanzitutto nacque a Roma e poi però lavorò per lo più a Milano, costruì diverse case a Milano e costruì anche alcune tombe nel cimitero monumentale di Milano, e in particolar modo progettò la stazione di Milano, lo stadio di San Siro e anche l'edificio delle poste. Quindi anche se in realtà è poco conosciuto, la stazione di Milano è veramente bellissima e insomma, quindi è degno di nota questo artista. Egli inizialmente apparteneva per lo più alla corrente Liberty, però poi si affiancò anche al futurismo, infatti la stazione di Milano è in chiaro stile futurista. Un altro importante artista che partecipò e che però non vinse è Santelia, Antonio Santelia, il quale fu un artista per lo più futurista. Inizialmente era un idraulico, quindi non aveva niente a che fare con l'arte durante la sua vita quotidiana, e anzi era un edile, cioè costruì il canale Villoresi a Monza. Però la sua vera passione era l'arte, di conseguenza prima frequentò Brera, poi si laureò in architettura a Bologna e fece numerosi progetti, partecipò alla stesura del manifesto futurista nel 1914, però morì molto giovane perché, come molti futuristi, appoggiava la guerra che considerava igiene del mondo, quindi si arruolò su base volontaria e quindi morì all'età di 23 anni. Nessun suo progetto venne edificato per questo motivo, però dai disegni e dagli schizzi si evince un forte carattere di innovazione. Egli utilizza materiali come il cemento piuttosto che il metallo, il vetro, e quindi insomma probabilmente fu proprio per la sua modernità così estrema che non venne decretato vincitore per il progetto del cimitero. Elisa Sala era monzese, nacque nel 1924 ed entrò molto giovane a far parte della resistenza e era parte della era una staffetta della 150ª brigata, e quindi insomma aveva un compito molto rischioso di passare informazioni ai partigiani, e insomma deve essere ricordata proprio per il suo grande coraggio, e morì proprio mentre venne catturata, quindi poi torturata e alla fine uccisa dai fascisti, proprio quando si trovava nel cimitero di Monza perché era andata a trovare il padre, quindi questa storia è abbastanza curiosa, e venne appunto catturata dalla casa del fascio, venne torturata nella Villa Reale di Monza e il suo cadavere venne lasciato per strada, quindi senza alcuna forma di rispetto, dove poi venne ritrovata e alla fine le fu data degna sepoltura ovviamente. Allora, questa famiglia nasce nel 1937 ed è stata un pilota automobilistico italiano di rilevanza. Dedica la sua passione in realtà dal padre, e nella sua vita gareggia in numerose competizioni dal 1958, quindi all'età di 21 anni. Non ottenne in realtà nessun risultato di grande rilievo, se non che riesce ad entrare in Formula 1 grazie a uno sponsor sedicese.
Diciamo che l'unica competizione che riesce a vincere in realtà di grande importanza è il Gran Premio d'Austria nel 1975. Nell'80 si ritira a vita privata e nel 2001 muore. In realtà una citazione di Andrea Villa, che adesso vi dirò, dei suoi 74 Gran Premi disputati ricorderemo sempre la sua grinta e la sua voglia di non arrendersi mai, ma anche la bontà e la capacità di saper perdonare i torti subiti, doti rare ai nostri giorni. Quindi questa citazione ci fa riflettere sul fatto che oltre al suo talento sicuramente in pista, ciò che deve essere ricordato è la sua bontà e il suo carattere, quindi, e la sua capacità di perdonare anche coloro che magari non si sono sempre comportati in maniera del tutto corretta in pista. Probabilmente è una caratteristica e una qualità molto più importanti del semplice saper gareggiare in pista. Allora, prima Francesca ha detto che attraverseremo 5 percorsi e uno di questi è proprio quello degli angeli, qui inizia il percorso degli angeli. Allora, gli angeli sono un'iconografia diffusa nel contesto funerario fondamentalmente e sono sempre stati diciamo rappresentati nel corso della storia, ma soprattutto durante il neoclassicismo e il romanticismo vengono sempre più rappresentati. Gli angeli possono avere moltissimi significati, possono essere, come sappiamo, protettori, messaggeri, possono essere un collegamento tra l'uomo e Dio, possono essere anche coloro che ci conducono dalla vita sulla terra alla vita eterna, possono essere semplici ministri divini, possono avere moltissime funzioni. Gli angeli sono esseri eteri, cioè spirituali, non sono concreti, non sono costituiti da sostanza fisica, e questo viene anche sottolineato dalla presenza delle ali. Infatti generalmente tutti gli angeli sono dotati di uno o più paia di ali, che possono essere anche colorate come poi vedremo, e che sottolineano la spiritualità dell'angelo in sé. Gli angeli si dividono in varie categorie, possiamo dire. Una di queste categorie sono gli angeli musicanti, come possiamo vedere. Gli angeli musicanti si sviluppano come iconografia nel XIII secolo soprattutto, dove vengono rappresentati su vetrate, su rosoni, all'interno di chiese, ma vengono comunque rappresentati in generale nell'arte. L'angelo musicante è generalmente un angelo, è un ministro di Dio innanzitutto, ed è un angelo che conduce l'uomo con la propria armonia, la propria musica, data dallo strumento, dalla vita alla morte. L'angelo musicante richiama il paradiso perché attraverso il proprio strumento richiama la musica, l'armonia propria del paradiso. L'angelo musicante può essere dotato di un qualsiasi strumento, in realtà possiamo trovare angeli con trombe, tromboni, saltari, oppure la tromba marina. La tromba marina è un particolare strumento che mi ha colpito perché è molto lungo ed è nato per pura necessità, infatti all'interno dei conventi delle suore, all'interno del coro, quando cantavano, non vi erano voci maschili e quindi questo strumento richiama il tono grave del maschio. Questa è la seconda tappa degli angeli? Sì, questa è la seconda tappa degli angeli, qui troviamo una seconda iconografia di angeli, gli angeli crudeli colorati, come potete vedere. Questa iconografia si sviluppa soprattutto a partire dal XIII-XV secolo. Gli angeli colorati hanno un significato ben preciso in realtà, perché le ali colorate si ricollegano all'arcobaleno. Qui non vediamo esattamente tutti i colori, ma in una tomba successiva potremo vedere che le ali di questi angeli in realtà sono molto colorate, sono molto valenti. Quindi queste ali colorate si ricollegano all'arcobaleno, che è un ponte tra la terra e il cielo. Quindi questi angeli dovrebbero essere proprio un punto di connessione, di collegamento tra la terra, quindi l'uomo, e il cielo e Dio. Possiamo trovare alcuni esempi? Sì. Ad esempio l'Annunciazione del Beato Angelico, dove l'arcangelo ha proprio le ali colorate. Questa, come anche il compianto sul Cristo morto di Giotto, dove gli angioletti, che in un certo senso partecipano del dolore di Cristo, sono molto espressivi, hanno tutti le ali colorate.
Le ali colorate richiamano non solamente quindi questo significato, ma anche la gerarchia dell'angelo. Generalmente gli arcangeli hanno un colore ben preciso, ciascun arcangelo è associato a un colore. A Michele il blu, a Raffaele il verde e a Gabriele il giallo. Un'altra tipologia di angelo che però non abbiamo fatto in tempo a trovare nel nostro percorso per necessità o mancanza di tempo sono gli angeli custodi. In realtà ve ne sono moltissimi all'interno del cimitero. Gli angeli custodi sono presenti sin dalla storia greca e poi soprattutto nell'arte gotica. Infatti già ad esempio Platone nel suo Fedone, che è un'opera sotto forma dialogica del quale viene trattata l'immortalità dell'anima, introduce la figura dell'angelo custode. L'angelo custode, come è intuibile, è un angelo che protegge, che tutela l'uomo. Nell'arte gotica sono, come ho detto, molto presenti e sono stati poi introdotti soprattutto nell'arte cimiteriale. Allora, gli arcangeli sono l'ultima tipologia di angelo che presenterò. Gli arcangeli sono un gradino superiore agli angeli normali. Sono sempre ministri di Dio ed hanno la funzione di intercedere per Dio, cioè di recarsi sulla terra per compiere ciò che Dio gli incarica di fare. Gli arcangeli sono tre, perché sono in realtà stati riconosciuti dalla Chiesa solamente questi tre arcangeli, Gabriele, Raffaele e Michele, e possono essere riconosciuti nell'arte per varie caratteristiche. Generalmente gli arcangeli sono seduti, hanno grandi ali, generalmente indossano anche una tunica o un mantello, in questo caso è così, e hanno un viso più adulto. Inoltre ciascun arcangelo generalmente sostiene oppure gli ha affiancato un particolare oggetto. In questo caso questo arcangelo presenta nella sua mano una corona d'alloro che rappresenta la vittoria contro la morte. Anche in realtà un esempio di mosaico paleocristiano, ritroviamo la stessa identica simbologia. Il prossimo personaggio famoso è Oscar Clemenchig, che nasce nel 1912 a Monza e inizialmente gareggia come pugile, però perché dal 1930 decide di passare al motociclismo, che diventerà poi la sua vera e unica passione. Inizialmente non ottiene importanti risultati, però comunque nel 1947 entra a far parte del gruppo Gilera. Continua poi a gareggiare nonostante numerosi incidenti dovuti per lo più alle pessime condizioni nelle quali si correva nel passato, perché le moto non erano così performanti come oggi ovviamente. E però nonostante le difficoltà lui continuò a correre proprio per la sua grande passione e ottenne numerosi secondi posti senza effettivamente mai vincere qualcosa di realmente importante. E anche questo sportivo deve essere ricordato principalmente per la sua grande umanità e ancora una volta per la sua capacità di non arrendersi mai. Morì proprio gareggiando molto giovane ad ospedaletti. Sì, e il nome di Monza è intitolato a Oscar Clemenchig. È Francis Trotello. Egli nasce ad Asiago nel 1944 e probabilmente il suo padre naturale fu Francis Coppola, che era un mafioso italo-americano. Però il padre non lo riconobbe mai, quindi egli visse con la madre principalmente. Fin da giovane entrò a far parte di alcuni circoli clandestini, si occupò dello sfruttamento della prostituzione. Inoltre probabilmente partecipò al rapimento di Aldo Moro nel 77 e ebbe insomma alcuni rapporti sia con Cosa Nostra sia con la banda della Magliana. E venne poi ovviamente incarcerato per i diversi crimini commessi e morì in carcere accoltellato da alcuni detenuti. Non era insomma particolarmente simpatico a quanto pare e il suo cadavere venne completamente fatto a pezzi, smembrato, e si pensa addirittura che le sue interiora fossero state mangiate in parte dagli altri detenuti condivisi. Forse che vedremo è quello dedicato alle pietà e come avete potuto ammirare, cioè come avete potuto vedere, credo, avete potuto vedere diverse pietà all'interno del cimitero di diverse tipologie. Infatti il tema della pietà è molto ricorrente non solo nei cimiteri ma anche nell'arte in generale ed è una tematica che diventa particolarmente famosa nel Rinascimento grazie ad un importante artista italiano, Michelangelo. Tanto più che Michelangelo scolpì ben quattro pietà durante il corso della sua vita
anche se in realtà la Pietà di Palestrina non si sa se effettivamente l'ha scolpita Michelangelo o se è da attribuire ad altri. E la prima pietà che scolpì Michelangelo la scolpì nel 1498 sotto richiesta di un cardinale, Jean Villers, credo, più o meno. E questo cardinale voleva lasciare un ricordo di sé a Roma e di conseguenza chiese all'artista più in voga dell'epoca, Michelangelo, di scolpirne una. E nel 1499 Michelangelo aveva già concluso l'opera, che divenne famosissima e oggi è proprio in Vaticano, a San Pietro, e per questo prende il nome di Pietà Vaticana. Il tema della pietà però in realtà era già diffuso prima del 1498, in particolar modo in Europa, ed era caratterizzata dalla presenza della Madonna in posizione verticale e del Cristo appena deposto dalla croce in posizione orizzontale, che veniva abbracciato, tenuto in braccio dalla Madonna. Michelangelo però decide di innovare questa tradizione, di non rispettare questa forte contrapposizione tra il verticale e l'orizzontale, e quindi decide di adagiare il corpo di Cristo in modo molto più delicato sul grembo di Maria, e le due figure sembrano fondersi quasi in una sorta di intimità, e il panneggio dell'abito di Maria sembra fungere da raccordo tra le due figure. Importante nella pietà è anche il dettaglio della mano del Cristo, che è posta di lato rispetto al grembo di Maria, che sembra quasi invitare l'osservatore a riflettere sul tema della morte di Cristo, riflettere quindi su ciò che è accaduto. Inoltre la Madonna risiede su una sorta di sporgenza che rappresenta il Calvario, il Monte Calvario, e come possiamo vedere poi da alcune riproduzioni della Pietà Vaticana di Michelangelo, possiamo notare una finitezza estrema dei particolari, molto molto quasi al di fuori del normale, tanto più che la statua, che è di marmo, sembra quasi di cera. E il fatto che la statua sia così dettagliata, così precisa, rispecchia quella che era l'idea dell'arte di Michelangelo, ovvero rappresentare la bellezza più assoluta. E ciò per Michelangelo voleva dire scolpire la natura, in particolar modo l'uomo, poiché per Michelangelo era l'uomo l'essere più perfetto in natura, anche se più perfetto non si può dire, poiché è creato ad immagine e somiglianza di Dio. Allora, questa è la seconda tappa dedicata alle pietà, e come avevo detto precedentemente, Michelangelo all'inizio della sua vita concepisce l'arte come un qualcosa di perfetto, di assoluto. Però col passare del tempo egli muta questa sua idea. Infatti ritiene che l'arte debba avere come fine ultimo quello di mostrare la bellezza interiore, non più la bellezza esteriore, la perfezione assoluta. E quindi inizialmente Michelangelo utilizza la bellezza esteriore per rappresentare la bellezza interiore. Però col passare del tempo egli arriva ad una considerazione ancora più estrema e arriva a ritenere che in realtà la bellezza esteriore sia quasi una distrazione per il fedele, e di conseguenza arriva a rinnegare le opere prodotte in gioventù ritenendole inadatte, e di conseguenza anche la bellissima Pietà Vaticana, così rifinita, così precisa, viene ritenuta dal Michelangelo ormai anziano non più idonea. E così nell'ultima parte della sua vita decide di scolpire delle pietà completamente diverse. Se la Pietà Vaticana gli era stata commissionata, le ultime due pietà decide di scolpirle per sé, proprio per porle sulla sua tomba. Queste due pietà sono la Pietà Bandini e la Pietà Rondanini. Nella Pietà Bandini possiamo notare la presenza di altri personaggi, oltre alla Madonna e al Cristo, la figura di Nicodemo e della Maddalena. In Nicodemo Michelangelo si ritrae, proprio per sottolineare quanto Michelangelo tenesse a questa tematica, quella della pietà, e però durante la produzione di quest'opera gli si rende conto che non è abbastanza per la sua tomba, quindi arriva in un momento di crisi addirittura a distruggerla, e di conseguenza verrà poi venduta e completata e riparata successivamente. La Maddalena infatti non l'ha scolpita lui, anche se aveva progettato di farlo, ma un altro artista. L'ultima pietà è la Pietà Rondanini, che è proprio qui a Milano, ed è per così dire la pietà più estrema. Infatti Michelangelo non punta più a
una finitura esteriore, ma è più concentrata sul messaggio che vuole trasmettere. Innanzitutto la Pietà Rondanini presenta un Cristo non più adagiato sulle gambe di Maria, bensì in posizione verticale, tenuto dal retro dalla Madonna che lo stringe in un tenero abbraccio. E la Pietà Rondanini è stata elaborata nel corso del tempo fino alla sua morte e Michelangelo non riuscì a finirla, a terminarla, e quindi non è completa. Possiamo perciò notare la presenza di più membra rispetto a quelle necessarie e anche di più volti, poiché egli appunto la modificò nel corso del tempo. E questa pietà riprende la struttura della Pietà Rondanini, quindi Cristo non è più sulle gambe di Maria, bensì è sorretto dal retro. Michelangelo era molto quindi legato al tema della pietà per un motivo ben preciso, perché egli era rimasto orfano fin in tenera età, quando aveva pochi mesi, e di conseguenza non aveva mai avuto una figura materna di riferimento. Perciò si rivede nel Cristo che dopo la sua morte, riesce a raggiungere finalmente la madre. E nella Pietà Rondanini il viso di Cristo è praticamente accanto al viso della Madonna, come se finalmente al termine della sua vita avesse raggiunto la pace, avesse raggiunto la sua vera madre. Oltre alla figura della Madonna e di Gesù, anche altri personaggi come Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, le pie donne, gli angeli, e un esempio è quello di Giotto che poi... E poi, siccome il tema della pietà è stato appunto, o del compianto funebre, è stato molto rielaborato nel corso del tempo, abbiamo ricercato anche degli altri esempi nell'arte più contemporanea, più moderna. E per esempio vi è l'assassinio di Marat, in cui non si ha una pietà vera e propria, adesso ve la mostreremo. Vi è l'immagine di Marat, appunto, che era un politico francese, ucciso nella vasca, però il braccio che pende dalla vasca ricorda proprio la figura di Cristo, il braccio della Pietà Vaticana, e l'artista che l'ha scolpita, Luis David, facendo ciò vuole paragonare appunto Marat ad un martire, così come Cristo. Poi vi è anche un esempio nella Zattera della Medusa, mostra, in cui però vi è una pietà maschile, quindi vi è un padre che tiene tra le braccia un figlio. Nella Guernica di Picasso vi è pure un'altra pietà. Infine quella più moderna è di Jean Fabre del 2011, che è una copia della Pietà Vaticana, però la Madonna ha un teschio al posto del volto per simboleggiare quanto il dolore porti alla distruzione fisica e morale, e Gesù è vestito in giacca e cravatta e ha in mano un cervello, perché è nel cervello che risiedono le emozioni e quindi anche il dolore. L'idea è il simbolo sacro a Dioniso, e Dioniso era il dio della vegetazione. Siccome la vegetazione è comunque qualcosa che nella natura continua a rigenerarsi, a vivere, Dioniso, l'edera risulta essere il simbolo dell'immortalità, della rigenerazione. Questo. Inoltre, siccome il bastone di Dioniso è ricoperto d'edera, potrebbe anche essere associata all'amore, al rispetto, alla devozione che l'edera in questo caso avrebbe verso Dioniso, e per quanto riguarda il fedele verso Dio. Il significato della colomba è abbastanza intuibile: le colombe indicano la pace, l'armonia, la purezza e la verginità. Se la colonna intera è la vita, è la stabilità. Sì, esatto. Corretto. La colonna intera indica stabilità e vita, mentre la colonna spezzata indica una morte generalmente precoce. In realtà all'interno del cimitero sono individuabili altri simboli, ad esempio abbiamo la rosa, che secondo l'iconografia medievale rappresentava l'amore, la passione, la sensualità, mentre per l'iconografia cristiana la rosa si divide in bianca e rossa. La rosa bianca indica la purezza, indica la verginità e indica anche la beatitudine e il martirio degli stessi santi, mentre la rosa rossa è simbolo di Cristo, della passione di Cristo, del sangue di Cristo, e quindi anche dell'amore che il fedele deve avere nei confronti di Cristo. Per quanto riguarda un altro simbolo, è il girasole. Il girasole deriva dal greco ed è una fusione tra helios e anthos, cioè sole e fiore. La caratteristica peculiare del girasole è di rivolgere il proprio capolino sempre rivolto al sole. Questo continuo girare è simbolo di devozione, di rispetto nei confronti di qualcuno, in questo caso del sole, mentre il fatto che sia proprio il sole indica allegria, vivacità, solarità. L'ultimo simbolo è la civetta ed è il simbolo sacro ad Atena.
e rappresenta la saggezza e la veglianza. E secondo un frate domenicano invece la civetta sarebbe simbolo della morte. Va bene, questa è l'ultima nostra tazza ed è dedicata a Noti Bianchi. Noti Bianchi nasce nel 1840 a Monza ed è stato un artista di rilievo. Eredita in realtà la passione da suo padre, da Gesuè, e frequenta in gioventù alcune scuole artistiche, addirittura grazie al suo talento e a 16 anni a Brera. Si reca successivamente prima a Parigi, poi a Venezia, poi a Roma, dove acquisisce le caratteristiche dell'arte del Settecento e le fonde insieme alle proprie. Morirà solamente nel 1904. Più che la sua vita, in realtà penso che sia importante sottolineare alcune caratteristiche della sua arte. Infatti ci siamo recati proprio a settembre o comunque in estate ad un museo dedicato a Mose Bianchi che era presso i musei civici di Monza. Quindi innanzitutto tra le caratteristiche della sua arte che potremo vedere poi da alcuni suoi dipinti, riconosciamo l'attenzione e la cura quasi eccessiva verso tutti i particolari, ripresa dal padre, che contrasta, secondo altri critici, si accorda con invece l'inespressività dei suoi volti. Alcuni critici infatti sostengono che i suoi volti, i suoi soggetti, non trasmettano le sue emozioni o comunque ciò che un pittore dovrebbe fare. Questo non è del tutto corretto, infatti lui non punta a trasferire le proprie emozioni, i propri sentimenti attraverso il soggetto, attraverso lo schizzo, ma invece il suo obiettivo è attraverso il colore e attraverso la tecnica, ciò per cui viene ricordato, trasferire tutto quello che in realtà ha dentro di sé. Mose Bianchi passa tutta la vita a rappresentare gli stessi identici soggetti, li rappresenta. Una figura che possiamo notare quasi in tutti i suoi dipinti è il chierichetto. Probabilmente questo suo continuare a rappresentare è simbolo o di una ricerca di perfezione, oppure semplicemente perché un commerciante che lo affiancava puntava a vendere e quindi rappresenta le stesse identiche cose per rendere l'azione più veloce, rendere quindi l'atto di creazione più veloce.